Lo spero che almeno lo spedalci in piedi, perché sono tutto rotto! Cappuccetto scozzese, passami la valigia, siamo arrivati, c'è un buon albergo. Com'è? Bianco, con le finestre, poi ha... non questa, la mia. Poi hai i balconcini di legno, ci sono i fiori. Attenzione. Aspetta, è molto pesante. Ah, il mento. Al ginocchio. Lanca. Permesso. Buongiorno, è lei proprietario? No, è lui. Sono io, ma se non avete prenotato mi dispiace, l'albergo è al completo. Non siamo turisti, siamo operatori economici. Ma cosa fate? Non si preoccupi, tutto tornerà come prima, più lucido e più splendente di prima. Noi siamo qui per stupirvi. Avete del fango, della merda? No. Provvediamo noi, mostra le merde. Ecco qua, questa è di pollaio, questa è di mucca e questo è, questa è umana, è mia, è di giornata, è mia. Ma cosa volete? Siamo della Linden und Zotzen di Solingen. Siamo venuti a presentare il più recente miracolo della robotica elettrodomestica, lo Gnomus Focolaris, il gnomo del focolare. Compie il lavoro di 5 uomini con la forza di 7 braccia. Con questa meraviglia... No, guarda, scusi, questa meraviglia. Potrete licenziare metà del personale. Ed ora passiamo alla dimostrazione pratica. Lo Gnomus è assolutamente autosufficiente. Funziona a batterie ed è radiocomandato. Da qua lo piloto io. Può funzionare anche a mano, volendo. Ostia, per... Più leggero. Via la radio. Operazione schiuma. Ma cosa fa? Sta allagando tutto. Sì, sì, deve allagare, è basilare. Ecco, via coi piedi, grazie, permesso. Sta schiumando, va benissimo, Ecco, lo deve fare. E sposta quel tavolo, per piacere. Sì, così, ecco, viene benissimo. Stia lì, lei, comodo. Visto che roba, che meraviglia. Sembra Natale. Visto, Adesso ritornando, risucchia tutto. Attenzione. Temo che ci deve essere stato, ci deve essere stato un contatto a una valvolina. Allora in questo caso è meglio lasciare riposare e poi si ritorna più avanti, forse. E poi torniamo fra un anno e mezzo, forse 10 anni. Basta! No, guardi, che se l'apparecchio non interessa, l'acquisto non è assolutamente obbligatorio. No, assolutamente. Ma quale acquisto? Qui ci sarà 1,5 milioni di danni. Ma no, è possibile. Sì, 1,5 milioni tutti. Li pagate in contanti? No. Beh, momentaneamente... No, abbiamo un budget limitatissimo, cioè non abbiamo una lira. Se interessa un po' di schiuma, volentieri. Arrivederci allora. Arrivederci, grazie di tutto. Niente, cosa fa, viene via anche lei? Sì, quasi vengo via anche. Va bene, arrivederci. Mi rimborserete i danni lavorando. Via, in cucina, 1,5 milioni, 8 mesi di lavoro. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Che donna, buongiorno signorina. E signora,
nessuno per me. E non scurtova, ma amore, uno sculetto. E non dire certe parole. Hai guardato quello? Ma quale? Quello coi baffi. Ma amore, hanno tutti i baffi. Il sorriso di nuovo. Ma Amilcare, stavo sorridendo a te. Non ti credo. Meglio che vieni a sederti al mio posto. Per l'aiuto? No, grazie. Ehi, tu! Dai una mano! A lui! Adesso! Prendilo! Pisa! Pisa! Che c'è? Che è successo? Ha detto il padrone che se combiniamo altri casini dobbiamo stare qui ancora un anno. Zitti, Signora, lasci, aspetta, vengo io. Eccomi qua, ma cosa ha fatto? Giù le mani da mia moglie. Ma come mi permettete? Del cosa fa lei? Ma che mano? Volevo dare una mano. Scusi, le mani, vada via. Attendo un attimo, buon uomo, che gliela stringo io. Aspetta, ecco, tenga qui, aspetti, adesso controlliamo qui, che alle volte rimangono dei pezzetti di lì. Che c'è? La metto? Come via! Hai visto che figura mi hai fatto fare? Ti metti sempre a fare la civetta con tutti! Non ti posso mai portare in giro a te!